pomeriggio insieme all'Associazione Italia Israele, insieme all'Ufficio Scolastico Regionale, all'Istituto per la Storia dell'Unica Contemporanea, ha voluto organizzare questo evento in occasione della giornata della memoria, invitare alcuni rappresentanti della scuola perugina, ma soprattutto avere qui una testimonianza di una personalità importante come Uri Onner, che ringrazio molto per essere qui con noi e al quale poi dedicheremo la seconda parte di questa mattinata, ascoltandolo e sentendo da lui la sua esperienza. Qualche giorno fa ho riletto una intervista di un giovane che all'inizio degli anni 70 ha intervistato Primo Levi e gli chiedeva come mai aveva scritto quel libro fantastico, straordinario, che è Se questo è un uomo, perché voleva raccontare quella esperienza drammatica che furono i lager, l'esperienza della Shoah. E nel rispondere lui diceva perché sentiva l'esigenza di dover raccontare, di tirar fuori quel dramma che aveva vissuto lui insieme a milioni di persone e per far conoscere, per raccontare al mondo quello che era stato il dramma del fascismo, del nazismo, della Shoah, quello che l'uomo era riuscito a fare in quel periodo. Non dimenticare, non dimenticare quello che è stato il fascismo, il nazismo, le atrocità della Shoah. Ieri sera, non so se vi è capitato, abbiamo visto uno straordinario racconto di Marco Paolini, il dramma di quel periodo. Ma il ricordo, la memoria, lo dico soprattutto perché siamo di fronte a tantissimi giovani, deve essere utilizzato per il presente e il futuro. Il presente, parlando alle giovani generazioni, se c'è una cosa che ho imparato nel discutere con i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze, è evitare di dirvi voi sarete il futuro, rimandando sempre ad un domani l'essere protagonisti della società. I giovanissimi, i giovani, con i passi graduali che gli educatori debbono fargli fare, debbono conoscere, imparare e vivere il presente, essere protagonisti dell'epoca che vivono e poi ovviamente preparare tutte le conoscenze, le informazioni, le capacità, il protagonismo, le autonomie per vivere fasi diverse nell'età adulta. La giornata della memoria serve per questo, serve per ricordare ma anche per guardare avanti, anche per dare un messaggio. La giornata della memoria di oggi è dentro le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Immagino che anche il professor Tosti dirà qualcosa su questo, stiamo lavorando a tante iniziative. E noi in questi mesi, nell'anno 2011, ricordiamo l'anniversario dei 150 anni della Unità d'Italia, del fatto che migliaia di giovani e giovanissimi hanno, nel nostro caso, liberato le popolazioni perugine, in generale in Italia sono stati protagonisti del Risorgimento. E allora utilizziamo questa giornata della memoria, i 150 anni dell'Unità d'Italia, per, come ha detto il Presidente della Repubblica, concentrarci a fare per le giovani generazioni, a investire sul loro presente e sul loro futuro. A partire dai nostri fondamenti, io una delle iniziative che ho voluto prendere dentro alle celebrazioni di questi 150 anni è stata la ristampa della Costituzione della Repubblica Italiana, che regalerò a tutti coloro che
compiranno nel 2011 18 anni, e poi farò la stessa cosa nel 2012, nel 2013, e per l'ultima volta nel 2014, che poi finisce il mio mandato. Perché ritengo che la Costituzione abbia per me un significato in questo momento che enfatizzo più di altri, e cioè come in quel periodo, dopo una guerra, dopo vent'anni di fascismo, dopo una contrapposizione feroce e anche con opinioni diverse nel fronte antifascista, si è prodotto il più grande esempio di lavoro per l'interesse della comunità per la quale si lavorava, la più grande sintesi che uomini politici in epoca contemporanea hanno prodotto è la Costituzione della Repubblica Italiana. A distanza di 60 anni noi non riusciamo a far mettere d'accordo le forze politiche neanche sul giudizio del tempo, c'è caldo, freddo, una esasperazione dei toni dello scontro politico che non è non avere idee diverse, non avere punti di partenza diversi, ma è lavorare per un approdo comune. Il significato del 27 di gennaio del 2011 è ancora maggiore, se volete, ma noi ci concentreremo oggi su questo aspetto della giornata della memoria, e lo facciamo con la presenza della Presidente della Giunta regionale, che voglio ringraziare molto per essere qui. Lei ieri mi ha telefonato, mi ha chiesto che avrebbe voluto essere presente per testimoniare la vicinanza della regione, per salutare gli amici dell'Associazione Italia Israele, conoscere Uri Onne. Io la ringrazio molto di questa presenza, anche se dovremmo per un breve periodo assentarci da questa assemblea, perché presso la prefettura di Perugia c'è il riconoscimento che consegnerà, appunto, sempre dentro le celebrazioni della giornata della memoria, il prefetto ai deportati, per cui ci dovremmo assentare, ma la ringrazio molto perché la sua presenza è molto significativa. Saluto e ringrazio anche Letizia Cerquiglini, Presidente dell'Associazione Italia Israele di Perugia, la ringrazio per la collaborazione e per essere qui, e il Presidente dell'Istituto per la Storia di Perugia Contemporanea, Mario Tosti, con lui tutto l'Istituto, per la preziosa collaborazione che in questi anni, ma soprattutto in quest'ultimo periodo, ha voluto fornire e fornirà all'amministrazione comunale, alle istituzioni, al mondo della scuola, per conoscere e approfondire la storia della nostra regione. Credo che sia presente il rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale, al quale comunque dopo daremo la parola se dovesse arrivare. Io adesso, con molto piacere, per ringraziarvi ancora per essere qui, a tutti i ragazzi e le ragazze, ai loro insegnanti, a tutti i cittadini che sono qui con noi, e con molto piacere che passo la parola alla Presidente della Giunta regionale, Katiuscia Marini. Grazie.